ragazzi, dove bisogna andare assolutamente? Beh, al bar di Pinocchio, ragazzi. Un vero bar italiano, ovviamente, bombolone la crema subito, ragazzi. Vamos a mangiare. Take a drink for the summer. Ok, qui abbiamo prima inquadrato il bombolone e poi avete inquadrato me, quindi non va lì, volevo fare il furbetto e mi avete già beccato. Beh, che dire, ragazzi, lo sapete, siamo qui a Miami e partiamo subito con una fantastica colazione qui al bar Pinocchio. E perché non prenderci questo fantastico bombolone alla crema, guardate, con questo cipollino di crema che esce. Poi abbiniamoli una bella spremuta di aranciatan, un po' di vitamina C, un po' di zuccheri, un po' di grassi buoni, e diamoci dentro e andiamo a vedere chi c'è in spiaggia, andiamo a fare un po' di numeri di Evolution Skill Commander. Yeah, merda, ci sono due chili di crema qua dentro. Avete idea da quant'è che non mangiavo un bombolone? Altro che albumi, altro che albumi avena, qui bombolone alla crema, ragazzi. Riders on the storm. Riders on the storm. Dopo una fantastica colazione, ragazzi, andiamo subito a bruciare quello che abbiamo mangiato in questa fantastica struttura corpo libero. Qui, ragazzi, non si scherza niente, abbiamo anche la palestra in spiaggia, meglio di così prendi il sole, ti alleni e fai della... e fai intorti delle ragazze, mettiamola così, dai. Hold it! All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. Qualche piccolo problema all'inizio, perché questa magnesite liquida non era ancora abbastanza asciutta, quindi ormai facciamo una legnata per terra. Like this? Yeah, yeah, yeah. Okay. Oh. Ah, she sips a Coca-Cola. Bagnata! Mi sono bagnato le scarpe, ragazzi, mi volevo lavare le mani dalla magnesite, con l'onda più corta ho preso le misure, poi mi ha fregata l'onda più lunga perché mi è arrivata completamente sulle scarpe e nei calzettini, quindi ora ho i pesciolini all'interno delle scarpe. No, scusate, ce l'ho o non ce l'ho il polpaccio? Ancora? Oh, ma ce l'ha con me, ce l'ha! Vabbè, qui tutti grossi sopra, poi le gambe, scusate, ma la gamba dov'è? Mi si è messi, ragazzi? Aia, ho preso un crampo! Ah, che male! Il femorale! Qualità, 100%, qualità, sempre! Ragazzi, abbiamo fatto la nostra bella passeggiata qui lungo il lungomare di Miami Beach, che dire, la temperatura è veramente ottima, tira un po' d'arietta, ma sinceramente ci sta veramente veramente benissimo, perché non è quel caldo affannoso, quel caldo che ti fa sudare. Abbiamo beccato molto 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 bene in queste giornate di Miami. Ovviamente
Ovviamente ragazzi, un mezzo dovevamo trovarlo, e siccome il trattore era un po' ingombrante, poi con questo caldo sinceramente dentro al trattore mi soffocavo un po', poi il trattore cabrio non l'ho trovato, quindi abbiamo optato per una Mustang Cabrio Commander. Quanto è ignorante sto muso ragazzi, quanto spacca la Mustang! Ragazzi, lo sapete che la Mustang, la Camaro e la Skyline sono le tre macchine mie preferite. Quindi per il momento accontentiamoci di una fantastica Mustang Cabrio. E quindi vamos a bailar esta vida hueca. Vamos a bailar. Fa molto molto caldo, quindi perché non bocciare senza maglia? A petto sempre! Anzi, meno ancora, a six pack, sempre. Ah, è favolosa, a me la Mustang mi piace tantissimo. Avrei preferito il 5000, ma mi sa che mi sono cuccato quella che mi è andato quella, la cilindrata un po' più bassa. Il 5000 fa la gran ruggia di più. Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that. Adesso ragazzi andiamo a farci una bella passeggiatina sul lungomare, andiamo a vedere il bellissimo oceano e quei fantastici scogli che vedo da qua giù. Buongiorno miei cari commanders italiani, siamo qui a South Beach, Miami, in compagnia di del grandissimo, del big, di Jimmy Lewin. Guarda che spettacolo, ci spariamo una bella colazione, un ottimo breakfast e ovviamente dopo andiamo a divertirci un po' in spiaggia, a fare un ottimo workout in queste splendide spiagge di Miami. Oh yeah! It's a typical Italian breakfast, not very healthy maybe. I don't know, Nathan, what are you eating? Questo abbiamo un bel bombolone alla crema, quindi una bella bomba di calorie. Poi un bel cornetto alla marmellata. E Jimmy mi ha consigliato questo. Che cos'è? Well, this is not really my standard breakfast. You know, I eat other things at home, but since I'm meeting you here and we're in an Italian place, I can't really get like, you know, a chicken. You know, it's not the normal thing to eat in Italy, I guess. So this is yogurt with muesli and some honey. I mean, it works. It's all right, but not the best. Quindi direi che Jimmy va sul leggero, io vado un po' più sul pesante, però per fargli compagnia l'ho preso anch'io e poi dopo un'ottima spermuta di aranciata. Però adesso basta chiacchierare, iniziamo a mangiare, ragazzi? All right, here we go. Io parto dal bombolone. All yours, not mine. It's complicated, it always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. Oh ragazzi, scusate per l'inconveniente, ma la palestra in spiaggia era impegnata per le riprese di un film, quindi siamo venuti qui alla KO Zone, o non so come si pronuncia, siamo venuti qui a fare un bel allenamento insieme a Jimmy, bicipiti e back! Fuck yeah! E quindi niente ragazzi, è stato molto divertente, è stato un piacere per me rivedere Jimmy, che ci eravamo già conosciuti alla FIA di Barcellona. You got Nathan here, he's an excellent trainer, I've just been working out with him, he is killing it. That is a strong motherfucker, I tell you that. So keep it up guys, keep it up and hope to see you soon. E notare ragazzi che Jimmy ha un tatuaggio italiano sul collo, fantastico! Al Colosseo, Roma, e di qua anche qua e anche qua è pieno di tatuaggi ragazzi, ha più tatuaggi di me, braccia, petto, schiena, è completamente tatuato. We'll be right back.
thank you Jimmy per questa fantastica giornata, grazie mille. All right, thank you. E thank you. Qui dopo spero di vederti presto in Italia, ovviamente. For sure. For sure. Certo, certo. Certo, certo. Alla ricerca, ragazzi, delle mie fantastiche, favolose gallette italiane. Cerchiamo delle gallette, ragazzi. Ho voglia di gallette. Cioè, non credevo veramente di aver così tanta voglia di gallette. Jimmy, cosa che cosa prendi, Jimmy? Di cosa, cosa che? Cosa mangi? Chicken. Chicken. Rice. Rice. Chicken. Avocado. Avocado. Olive. Olive? Yeah. Oh, good. Lunch. For lunch. For lunch later, yeah. For, okay. Yeah, yeah. Good, 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 good. Oh, yeah. Dimmi, va bene per la dieta questo? Perfetto, perfetto, lo meglio, il meglio. Questo, anche due. Due? No, okay. Uno non è sufficiente. Due, ah, okay. Due. Oh, Jimmy mi ha confermato che va bene, quindi it's okay. Siamo appena arrivati in questo fantastico centro commerciale che si chiama Showgrass. Si pronuncia più o meno così, scusate sempre il mio inglese un po' maccheronico, chiamiamolo così. Ci abbiamo messo circa 50 minuti, ci abbiamo messo, erano circa 32 miglia se non sbaglio, come sia il viaggio è stato lungo, in mezzo soprattutto al traffico di Miami, non è stato facile ad arrivare, ma ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere questo centro commerciale, non ho idea di che cosa ci possa essere, quali marche ci siano, eccetera eccetera, ma una cosa sono certo, che sono in cerca di petto di pollo perché ho molta 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 fame. Io mi perdo sempre in giro per i centri commerciali e se non mi vedete tornare in Italia, non vi chiedete perché, non vi chiedete. Ciao ragazzi, andiamo! Cominciamo a cercare qualche negozietto interessante, ma soprattutto anche qualche negozietto dove si può mangiare qualcosa che la mia tartaruga richiede, non insalata, ma carne. Questo è Darth Fener, ma quello chi è, ragazzi? È il Power Ranger rosso. Darth Fener, Power Ranger rosso. Qui le cose non quadrano. We'll go so far as we please. Giddy up and go, man, different place, different time. All the stars are in their prime. Ma dove sono finito, ragazzi? Sono finito in mezzo alla giungla. Abbiamo il serpente, il gorilla e tutti gli altri animali. Questo è un centro commerciale che è una vera bomba, ragazzi. Beh, andiamoci a farci un bel giretto nella giungla. La giungla ci attende, andiamoci in fretta. Magari trovo anche Mowgli. Io preferisco Jane. Tarzan lo lasciamo nella caverna. Io vado a cercare Jane. In mancanza di pollo, quindi un alimento molto molto proteico, mi devo optare per tutti questi fantastici insetti. Tanto ormai, ragazzi, dobbiamo esserne consapevoli. Nel 2018 non ci sarà più il pollo, non ci sarà più il tacchino, ma ci sarà il lombrico, il ragno, lo scarafaggio, il millepiedi, le nuove fonti proteiche con un basso contenuto di grassi. You are not cattle, you are men. Mi hanno detto tutti che il Millennium Falcon era veramente enorme e qui l'ho trovato addirittura montato. Ragazzi, io con lui non leggo.
persone qui. Chi sono, ragazzi? Vediamo chi lo scopre. Hashtag e mettete chi sono. Non ho comprato niente, tutto molto costoso. Sono entrato all'interno di un negozio e ho detto, bella questa giacca in pelle. Ma guardo un attimo, eccetera, eccetera. Apro, giro l'etichetta. 4.200 e passa dollari. Forse devo aver sbagliato outlet io, ragazzi. Quindi facciamo che torniamo verso la spiaggia. A petto, così meno costo e più guadagno. Ragazzi, avete presente quei film Miami Vice, dove ci sono tutti quei poliziotti, tutti grossi, muscolosi, le macchine dei poliziotti che girano con Viper, Dodge, Corvette, tutto vero. L'unica cosa, avete presente quando vedete nei film di South Beach, dove ci sono tante quelle ragazze che girano con i pattini, in costume, con questo mini costume che ti passa in mezzo ai chapette, con il gluteo al vento, queste belle bionde, belle more, tutte quante belle bombardone. Ecco, tutto falso. Non ho beccato ancora una bella ragazza. Per contenerci, non ho ancora beccato una bella ragazza, ragazzi, incredibile, e neanche un palestrato, anzi forse due o tre sì, e non erano neanche di qua, pensate voi, cioè è veramente incredibile, una parte vera, una parte falsa. Le ragazze dove sono? Secondo me le ragazze, ragazzi, le prendono solamente per fare i film, per fare determinati film, perché io qui a Miami una bella ragazza come nei film non l'ho vista. Difatti mi dispiace tantissimo, ma in questo vlog non ci saranno belle ragazze, purtroppo. Capiamoci subito, mi sono fatto 2 mesi di cut, un mese senza sgarri dal 26 novembre fino al 26 dicembre, poi dal 26 dicembre fino ad oggi ho fatto solamente uno sgarro, quindi ora concedetemi tutto questo. Me lo dovete concedere. Le voglie notturne. In ogni film americano, ragazzi, vediamo che questi bodybuilder, che queste persone americane bevono da queste taniche. Ed ora eccole qua, queste sono taniche di benzina. Cioè, sono taniche di benzina, ragazzi. Cioè, solo quanto. Ecco perché sono così grosse Miami, perché da quanto pesa fai anche braccia. Glu 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 glu. Qui al Trump International Resort. Quindi entriamo utilizzando la nostra tesserina e voilà. Oh, almeno qui, ragazzi, abbiamo il riscaldamento che funziona a palla, perché col fatto che fuori tira vento, quando un tira vento ci sta bene al sole, ma quando tira vento fa un bel freschino. Come potete vedere, ragazzi, abbiamo una fantastica visuale, sala, cucina unite, con questa fantastica visuale di Miami Beach, dove possiamo avere una visuale di grattacieli e ovviamente la visuale dell'oceano. Guardate pure che spettacolo, ragazzi. Acqua ovviamente pulitissima. E da quello che mi hanno detto, io ieri mattina mi sono andato a farmi una bella nuotata e ieri sera al ristorante del mio amico Angelo Pane e Vino, giù in South Beach, mi ha detto che qui girano gli squali, i coccodrilli. Mi ha detto, ma sei sicuro tu di aver fatto il bagno? Sì, perché? Perché giusto 2 mesi fa c'era un coccodrillo a riva, proprio nella tua zona. E ho detto, bene, fantastico, buono a saperlo. Quindi se non mi vedete tornare a casa, ragazzi, sapete già perché. Sono finito in bocca o a un coccodrillo o a uno squalo. Molto bene. Come potete vedere, cucina, ovviamente con piastra elettrica, la mia bella pasta integrale qui, con olio, sale, macchinetto del caffè, la mia bella pentolina per farmi tutte le mattine tè verde e prenotte tè verde,
Poi abbiamo il nostro frigo, come vedete super mega accessorato con ghiaccio e quant'altro. Poi abbiamo le nostre il podo non può mancare, ovviamente ragazzi la birra là non è mia, ma siccome siamo dentro un appartamento sono cose che danno proprio, è proprio il Trump che riempie il frigo di varie cose tranne del pollo che l'ho dovuto aggiungere io. Probabilmente io la birra, come sapete, io l'alcol assolutamente no. Uno, perché non mi piace che mi gira la testa. Due, comunque sia, sono chilocalorie che vado ad assumere in più, quindi no alcol, no alcol. Ovviamente abbiamo qui il ketchup, ragazzi, per accompagnare un po' il pollo, perché pollo è un po' stopposo, quindi un po' di ketchup che va giù. Non è di certo il ketchup che vi fa ingrassare, ragazzi, fidatevi. Se no ci sono le solite salse zero. Poi abbiamo questa fantastica passata di pomodoro, che tutti mi chiedono, ma come lo mangi il riso? Come lo mangi la pasta integrale? Ragazzi, o in bianco, con un po' d'olio in base ai grammi che dovete assumere per la vostra dieta, oppure con semplici sughi, basi diciamo, basta che voi girate la tabella nutrizionale e guardate quanti grassi ha per 100 grammi, è così semplice, meno grassi ha e meglio è, semplice. Questo ne ha, questo ragazzi c'ha 1,2 per 100 grammi di grassi, quindi ottimo, perfetto. Dopo abbiamo, ovviamente, siccome siamo in casa in tre ragazzi, il mio amico Marco ha preso queste cose colorate che non ho idea di cosa siano, sicuramente non sono proteici, questo è poco ma sicuro. Sta gelatina qui io avrei un po' di dubbi ad assaggiarla, però vabbè. Poi qui abbiamo non è mio ragazzi, non è mio, però questo qui è un mix di burro e carboidrati puro, questa è una vera bomba, questa è una vera ricarica. Me lo mangerei di brutto con la Nutella, proprio lo toccerei dentro a barattolo a 5 kg di Nutella, proprio di brutto. Però vabbè, devo fare foto, devo fare video, quindi devo stare abbastanza stecco. Diciamo che mi sto concedendo comunque sia un cheat giornaliero. Gli unici carbo che sto prendendo in questo momento sono a pranzo, quindi colazione no carbo, solo a pranzo un po' di pasta integrale e dopo alla cena, col fatto che esco fuori con i miei amici a mangiare, andiamo in una pizzeria, andiamo in un ristorante spagnolo, andiamo un pochettino nei vari ristoranti che ci sono giù in South Beach, comunque sia per stare in compagnia, mangio con loro quello che c'è da mangiare. Pizzeria, ovviamente mangio la pizza, come vi ho fatto vedere nelle storie Instagram, ho mangiato una pizza talmente particolare e speciale che c'era gorgonzola, blue cheese, qualcosa del genere, miele, salame piccante e una gran spolverata di caffè. Voi direte, che cacchio di pizza è? E anch'io all'inizio sono rimasto un po' stupito, ma la cameriera me l'ha consigliata, allora l'ho proprio mangiata ed era veramente ottima, era buonissima. Questo abbinamento tra caffè, spolverato di caffè, miele, gorgonzola, sale piccante, era deliziosa, veramente una pizza così non l'avevo mai mangiato, un po' sottile ma molto ottima. Bene, qui abbiamo ragazzi la nostra lavastoviglie. Ok, abbiamo la nostra lavastoviglie comunque sia per lavare i piatti, anche se sinceramente ragazzi non ce n'è bisogno perché qui il servizio in camera è tre volte al giorno, mattina, pranzo e sera devono sempre farsi la camera e a lavarsi tutti i piatti nel caso ci sia qualcosa in disordine. Dobbiamo il nostro lavandino, la nostra acqua, qui abbiamo il pattumino negrusco che ovviamente è differenziato, plastica e organico nel caso. Poi abbiamo i nostri cassettini dove qui abbiamo le nostre bagaglie qui per la frittata eccetera eccetera. Abbiamo la nostra pentola per cucinare la pasta, il nostro scolapasta che anzi ormai che ci sono ragazzi lo tiro proprio fuori perché devo cucinare, tiro fuori anche la padella che è qua, esatto, così inizio intanto a mettere un po' di roba sopra i fornelli. Qui abbiamo la nostra cassettiera con le varie posate, il tostapane e via. Qui abbiamo i nostri bicchieri, un fantastico gigantesco microonde, voilà, guardate che microonde sembra un forno, sembra, e invece no, il forno è sotto, il forno è sotto. Abbiamo la luce come potete vedere, la ventola. E quindi siamo veramente organizzati in questo appartamento. Ora vi faccio vedere l'altro appartamento, perché come ho detto sono due appartamenti insieme. Ma prima, moment, vi faccio vedere che abbiamo anche la lavatrice.
la lavatrice con la l'asciugatrice. Quindi veramente veramente organizzati al 100%, 100% qualità, 100% organizzati. Come su tutto ragazzi, bisogna sempre essere organizzati. Prevenire è meglio che curare. Ora riapriamo qua. Tutti mi chiedono, ma come fai a mangiare bene quando vai via? Semplice, ti organizzi. Esistono i supermercati, si va al supermercato e si compra il cibo sano che uno vuole mangiare. Semplice. Bene, abbiamo la nostra super mega TV, che non guardo ovviamente, perché se mi metto a guardare la TV a Miami vuol dire che sono proprio tonto. Abbiamo il nostro fantastico, mega galattico divano, che ci si può anche sdraiare. Ovviamente la terrazza. La terrazza. Oh, quant'aria che tira da quassù, porca paletta! Abbiamo la terrazza dove potete vedere questa fantastica visuale, vedete anche i campi da tennis, ragazzi, che vedete da quassù. Vedete le due piscine del tram, la prima e la seconda un pochino più imboscata sulla destra. Poi abbiamo anche due vasche di un massaggio con le piccoline tonde, non so se riuscite a vedere da qua, che sono super mega riscaldate, acqua veramente bollente e ci sta veramente da Dio. Ovviamente l'oceano, ragazzi, parla già da solo, e inutile dargli degli aggettivi o qualcosa, perché è veramente fantastico vedere, alzarsi la mattina e vedere tutto questo panorama, è veramente veramente bellissimo. Sì, la temperatura, ragazzi, è sui 22 gradi più o meno, su per giù, ci sta bene, ci sta. And I hunted you down.